Buongiorno ragazzi, eccoci ad un nuovo video sulle equazioni differenziali. Oggi studieremo le equazioni differenziali a variabili separabili. Un'equazione differenziale si dice variabili separabili se può essere scritta nella seguente forma, quindi se posso dividere la parte con la x, che chiamiamo f di x, dalla parte con la y, che chiamiamo h di y. Ovviamente le caratteristiche di queste due funzioni sono che f di x sia una funzione continua e che h di y sia non solo una funzione continua, ma anche sia diversa da zero. Ora, i passaggi per risolvere questo tipo di equazioni sono questi. Prima cosa ricordiamo che y' può essere scritto come di y su di x e questo sarà particolarmente importante perché scritta come frazione, che non è un'intera entità, che posso considerare come una frazione dove valgono le proprietà dell'algebra, quindi posso fare denominatore comune e spostarli e pensare un di y come una cosa e di x come un'altra. Secondo passaggio, separiamo le variabili. Quindi devo riuscire a scrivere tutta la parte con la y a sinistra, dove manterrò il mio di y, e tutta la parte con la x a destra, dove sposterò il mio di x. Facciamo vedere come arrivare a questo tipo di scrittura. Se io ho y' uguale a f di x per h di y, il primo passaggio è di sostituire y' con di y su di x. Dopodiché le cose da fare sono due. Fare il denominatore comune e quindi in questo modo sposto di x a destra, nella parte destra della mia equazione. E secondo passaggio divido per h di y, che sappiamo essere diverso da zero oppure che pongo io diverso da zero. In questo modo avrò 1 fratto h di x in di y uguale a f di x in di x. E quindi ragazzi è fatta, siamo arrivati alla scrittura che abbiamo messo in rosa lì. Terzo passaggio, integro entrambi i membri. Quindi faccio un'integrale a 1 fratto h di y in di y ed essendoci scritto di y verrà integrato rispetto a y uguale all'integrale di f di x in di x, quindi lo integrerò rispetto a x. Ultimo passaggio da non sottovalutare, ricavo la y, che dovrà essere scritta come una funzione in x e in c. Andiamo a vedere un attimo, quindi con un esercizio, tutti questi passaggi. Risolvere l'equazione differenziale y' uguale a 4xy al quadrato. Qui la nostra f di x è 4x e la nostra h di y è y quadro. Andiamo quindi col primo passaggio e sostituiamo al posto di y' di y fratto di x uguale a 4xy al quadrato. Secondo passaggio, separo le variabili. Primo, denominatore comune, porto di là il dx, di y uguale a 4xy quadro di x. Secondo passaggio, divido per y quadro, quindi viene 1 fratto y quadro in dy uguale a 4x in dx. Terzo passaggio, integro entrambi i membri. Verrà l'integrale di y alla meno 2, posso scriverlo in questo modo, di y uguale all'integrale di 4x in dx. E risolvendo gli integrali mi rimane meno y alla meno 1 uguale a 2x2 più c. Notiamo anche che facendo due integrali indefiniti dovrei mettere 2c. Ma ne mettiamo uno solo, non è un problema. Quindi lo mettiamo alla fine, il più c, come abbiamo sempre fatto con gli integrali indefiniti. Ora, quarto passaggio, ricavo y. Quindi scriviamolo bene, nel nostro caso siamo arrivati a meno 1 fratto y uguale a 2x2 più c. Quindi ribalto la parte con le x e gli cambio il segno. La soluzione sarà quindi y uguale a meno 1 fratto 2x2 più c. Importante, l'abbiamo detto prima, ma scriviamolo. Dobbiamo controllare le soluzioni. Nel passaggio 2 noi abbiamo dovuto dividere per y quadro e quindi abbiamo dovuto porre y diverso da 0.
Adesso controlliamo se y uguale a 0 è una soluzione della nostra equazione differenziale. In effetti y' uguale a 4, x2 e y è assolutamente verificata con y uguale a 0. Quindi dobbiamo andare ad aggiungere y uguale a 0 nelle nostre soluzioni. Vediamo ora un secondo esercizio. Risolvere l'equazione differenziale y' uguale a 4x più 1 per y. Ora, cerchiamo di mettere in evidenza chi è per noi f di x, 4x più 1, e la nostra y, che è la nostra h di y. Procediamo con i soliti passaggi. Primo passaggio, scriviamo al posto di y' di y su di x e riscriviamo il testo dell'esercizio. Secondo passaggio, separo le variabili facendo primo denominatore comune, quindi porto di là il dx che va a moltiplicare la mia y. Secondo, divido per il nostro y. 1 fratto y in dy uguale a 4x più 1 in dx. Devo porre ovviamente che y deve essere diverso da 0 e dovrò poi verificare alla fine se invece y è soluzione della mia equazione differenziale. Terzo passaggio, integriamo entrambi i membri. L'integrale di 1 fratto y in dy è uguale all'integrale di 4x più 1 in dx. Risolviamo e otteniamo logaritmo di modulo di y uguale a 2x2 più x più c. Ora devo ricavare la y e dobbiamo ricordarci che se io ho un logaritmo di y uguale a f di x, posso far diventare entrambi i membri di questa equazione esponenti di un'equazione esponenziale che ha per base la base del logaritmo di y. Quindi e nel nostro caso elevato al logaritmo di y uguale a e elevato alla f di x. Ora e elevato al logaritmo di y, ricordatevi che fa y, l'abbiamo messo nel video delle equazioni logaritmiche. Quindi mi rimane come soluzione y uguale a e elevato alla f di x. Ok ragazzi, applichiamo quello che abbiamo appena detto al punto dove eravamo rimasti della nostra equazione differenziale. Quindi ottengo e elevato al logaritmo del modulo di y uguale ad e elevato alla 2x quadro più x più c. In questo modo liberiamo e otteniamo modulo di y uguale ad e elevato a 2x2 più x più c. Togliamo il modulo mettendo un più o meno dall'altra parte dell'uguale e riscriviamo la nostra soluzione. Eccola qua. Controlliamo ora se y uguale a 0 è soluzione del nostro testo dell'esercizio, quello verde. La derivata di 0 è 0, quindi ho 0 alla prima parte dell'uguale e 0 anche dalla seconda parte. Quindi dovrò aggiungerla come soluzione dell'esercizio. Come ultimo esercizio di questo video andiamo a risolvere un'equazione differenziale con un problema di Cauchy. Quindi abbiamo y' uguale a coseno di x per e alla y e y in 0 uguale a 1. In questo terzo esercizio il coseno di x è la nostra f di x e l'esponenziale e alla y è la nostra h di y. Primo passaggio. Sostituisco y' di y fratto di x uguale a coseno di x per e alla y. Nel secondo passaggio, quindi, il dx deve essere portato dall'altra parte per separare le variabili e l'e alla y deve essere portato da questa parte dividendo tutto per e alla y. Primo passaggio denominatore comune e abbiamo dy uguale a coseno di x per e alla y in dx. Secondo passaggio devo dividere per e alla y e quindi ottengo 1 fratto e alla y in dy uguale al coseno di x in dx. Ora, terzo passaggio, integro da entrambe le parti. Ricordiamoci di scrivere che e alla y deve essere diverso da 0, ma questo avviene per ogni y e quindi non dovrò aggiungere in questo caso nessuna soluzione a quella che troverò alla fine di questo esercizio. Integriamo. Integrale di 1 fratto e alla y in dy è uguale all'integrale di cos x in dx. Quindi ottengo
di poter scrivere intanto questo integrale come ala meno y, così lo vedo magari meglio. Riscriviamo il secondo membro. In questo modo il primo integrale è meno e alla meno y e dall'altra parte ottengo seno di x più c. Anche qui dobbiamo ricordare una regola dell'algebra. Posso utilizzare la definizione dell'esponenziale per liberare la x in testa, oppure posso ricordarmi che cosa? Che se faccio diventare entrambi i membri di questa equazione argomenti di un logaritmo in base e, perché abbiamo una e elevata alla y, in questo modo, quindi logaritmo di ala y uguale al logaritmo di meno sen x, con le proprietà dei logaritmi, la y che ho in testa al primo membro dell'equazione per la proprietà 3, posso portarla davanti e il logaritmo in base di e rimane 1, quindi y per 1 è uguale al logaritmo di meno sen x più c, che rimane all'interno dell'argomento del logaritmo. Mettiamo un più c anche qui, che l'avevamo dimenticato. Ora, abbiamo come soluzione quindi y uguale al logaritmo di meno sen x più c. Questa è la nostra soluzione finale e non dobbiamo aggiungere nessun'altra soluzione. Dobbiamo però ricavare c, perché questo era un problema di Cauchy. Utilizziamo y di 0 uguale a 1, 1 al posto della y e 0 al posto della x. Otteniamo che il logaritmo di c uguale a 1 mi dà come unica soluzione c uguale a 0. La nostra soluzione particolare, quindi l'unica soluzione del problema di Cauchy, è y uguale al logaritmo di meno sen x. Con questo abbiamo finito, spero che siano chiare le equazioni differenziali a variabili separabili. Continuate a seguirmi, mettete eventualmente un like e mi raccomando, buona matematica!